Oggi siamo a Nave, in provincia di Brescia, siamo con Patrizia Sciurba, siamo alla Brixia Muay Thai. Allora Patrizia, presentaci la Brixia Muay Thai, chi sono? Allora, è una squadra fortissima, con un maestro fortissimo, è un grande in tutti i sensi e quindi niente che dire, sono onorata di essere qua perché comunque è una bella squadra, fa parte del circuito Fight Warriors of Zen, che è un circuito nazionale oramai molto importante, quindi siamo venuti qua per dare supporto a questa allora, squadra. Allora presentiamo il fondatore della Brixia Muay Thai. Certo, Fabio Agnelli. Allora Fabio, come è nato il progetto della Brixia Muay Thai? Allora è nato una quindicina d'anni fa che sono diventato istruttore, allenatore, dopo diventato istruttore, poi maestro ovviamente. E è nato nel progetto tra un gruppo di amici che volevamo fare arti marziali. Siamo partiti con la box, avevo 15 anni che ero partito a fare pugile. Dopo 19 anni prima di fare il militare, ho conosciuto la Muay Thai e ho iniziato a fare Muay Thai, sono passati 20 anni e sono 40. Allora, anche la Muay Thai è sbarcata qui in provincia di Brescia, è un bel gruppo con tanti atleti che si allenano con grande passione. Allora, che soddisfazione c'è avere un bel gruppo di atleti così motivati e che amano la Muay Thai? Ah, diciamo è una cosa bellissima, proprio di dopo lavoro c'è solo Muay Thai, diciamo. Adesso diventando grandi anche dei miei figli, hanno iniziato a venire anche loro, Luca e Gaia, e gli piace anche a loro la Muay Thai, quindi mi supportano. Il gruppo è morto assortito, partiamo dai bambini che hanno quanti anni? Il più piccolo ha 8 anni fino a 40, tutte un po' tutte le età, però il più piccolo diciamo 7. Allora, chi è il tuo collaboratore, chi ti aiuta nel gestire il tuo gruppo di atleti? Allora, il mio secondo è Matteo Baglietti, che sono orgoglioso anche a presentarlo, un grande orgoglio, che è con me da 12-13 anni e mi supporta tantissimo da sempre, si può dire. Allora, Matteo, siamo venuti in palestra a vedere una sessione di allenamento. Quante volte alla settimana vi allenate? Allora, facciamo un allenamento di 2-3 volte alla settimana, ultimamente più 3 volte perché stiamo preparando dei ragazzi a delle gare e vogliamo farli crescere, quindi sicuramente più ci si allena e meglio è. Bene, com'è questo gruppo? Molto affiatato? È un gruppo molto affiatato, ci si vede anche fuori, diciamo, dalla palestra. Quindi lo sport non solo salute ma anche divertimento, sociale, sicuramente. E possibilità anche di creare amicizie all'interno del sicuramente, gruppo. Sicuramente. Allora Patrizia, parliamo invece delle gare e del prossimo evento che si sta organizzando. Certo, allora il prossimo evento sarà il 15 giugno qui a Brescia e noi presenteremo questo gala in collaborazione con Fabio Agnelli, un gala bellissimo. Sarà molto completo perché ci saranno degli stage, ci saranno sempre i contatti leggeri e poi un gala serale che sarà bellissimo, ci saranno dei professionisti molto quotati che combatteranno, quindi chiedo a tutti di venirci a vedere perché comunque ne varrà la pena sicuramente. Allora, com'è la struttura che accoglierà il 15 giugno le gare appunto che ci saranno qui a Nave? Oh, molto accogliente, una bella palestra. Una struttura nuova? Una l'altro. Struttura nuova, esatto. Adesso non so quanti anni abbia, però comunque a 5-6 anni, una struttura molto nuova, molto accogliente e poi ci stanno tantissime persone, diciamo, anche gli atleti e le persone che vengono a guardare si troveranno molto bene sicuramente. Quanto è importante un evento sportivo per promuovere appunto lo sport e farlo conoscere a persone nuove che poi magari possono venire in palestra? Ma è molto importante, alla fine è sempre un discorso di pubblicitario. Poi sono contentissimo di aver conosciuto comunque Patrizia Sciurba, è entrato nel suo circuito che è uno dei migliori comunque che c'è al giorno d'oggi e dà opportunità anche ai ragazzi appunto, a far strada. Per i ragazzi avere un appuntamento per anche misurare le proprie capacità e misurarsi con altri ragazzi di altre scuole. È importantissimo perché appunto così vedono anche il grado di crescita anche loro stessi, vedendo, allenandosi sempre di più e vedendo appunto la loro crescita. Allora Patrizia, adesso andiamo a vedere qualche fase di allenamento e poi ci ritroveremo dopo qui alla Brixia Muay Thai. Va bene, grazie a te.